Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Un altro weekend che speriamo sia per voi un weekend strepitoso. Adesso sentiamo cosa dirà Azus e cosa diranno le stelle di Azus. Questo è anche il titolo di questo appuntamento ormai quotidiano dedicato all'oroscopo, alla lettura dell'oroscopo, al racconto dell'oroscopo, oserei dire, di ogni giorno. Curato da Azus. Buongiorno Azus. Ciao Pasquale. L'astrologo di riferimento di Cartomanti Europei. Cartomanti Europei, grande centro dedicato alla cartomanzia telefonica, ma non solo, anche tante produzioni televisive che ruotano intorno, ad esempio, all'astrologia, alla numerologia e quant'altro. Una serie veramente ampia di così, metodi di affiancamento per le piccole e le grandi difficoltà di ogni giorno. Potete iniziare a darvi un'idea attraverso il sito www.cartomantieuropei.com. Se non avete la possibilità di navigare in internet, telefonate allo 0773 493505. Ripeto, 0773 493505. Risponde uno staff preparatissimo di centralinisti che sapranno da subito darvi le indicazioni giuste per essere, come dire, supportati. Partiamo dal segno zodiacale dell'Ariete per la giornata di questo venerdì. Sì, segno dell'Ariete che è sempre in un momento, direi, magico. Ecco, oggi c'è una luna che si fa piena nel segno dello Scorpione, quindi luna opposta al sole in transito nel segno del Toro, è una luna che getta una luce nuova anche su alcuni problemi che voi avete trovato, amici dell'Ariete, in quest'ultimo periodo, sia sul lavoro sia da un punto di vista sentimentale. Avrete una visione più chiara delle persone con cui avete a che fare, e quindi è una giornata che vi può portare anche a prendere delle decisioni clamorose per quanto riguarda l'amore, i sentimenti. Ricordo che c'è una Venere bellissima in congiunzione con Urano, in trigono con Saturno e Marte, quindi questo è un momento di svolta per molte persone. Chi è in coppia già da tanto tempo può decidere per una convivenza, per i single c'è la possibilità di fare degli incontri che possono lasciare il segno. Certo, tutta questa ridda di sentimenti, di emozioni, può in qualche modo portarvi a trascurare il lavoro. Ecco, il lavoro invece deve essere seguito sempre con grande attenzione e scrupolosità, perché questo Mercurio nel segno del Toro va sfruttato al massimo. Anche il Sole, devo dire, nel segno del Toro può portare dei benefici da un punto di vista pratico, economico, e quindi non fatevi cogliere impreparati, come suggerirebbe invece questa luna nel segno dello Scorpione, che vi vuole un po' distratti. Andiamo al segno del Toro, luna opposta al vostro segno, ma una luna piena, è una luna al massimo del suo splendore, è una luna che può mettere in evidenza un sentimento o i problemi che in questo momento ci sono in una coppia. È una luna che comunque tende a fare chiarezza. Per i singoli invece, per chi non vive in coppia, per chi sta cercando un'anima gemella, questa è una luna che può facilmente confondervi, e quindi potreste in qualche modo farvi abbagliare da persone che in effetti non meritano così tante attenzioni. Molto bene sul lavoro, Mercurio sempre in una posizione fantastica, transita nel vostro segno, un Mercurio che vi rende pratici e vi rende soprattutto arguti, capaci di prendere sempre le decisioni giuste al momento più opportuno. Andiamo al segno dei Gemelli, c'è una luna piena che transita nel settore del lavoro, della quotidianità, della routine, ma devo dire anche della vostra salute fisica e psicologica. Diciamo che questa è una luna un po' stancante, no? Perché ultimamente voi vi siete dati anche molto da fare, avete sempre mille impegni, vedete tantissime persone diverse, avete messo un sacco di carne al fuoco, adesso seguire tutti gli impegni non sarà facile. E in effetti in questa giornata potreste avere anche una difficoltà in più, quella di dover in qualche modo farvi in quattro per rispondere a tutte le chiamate, a tutti gli inviti e a tutti gli impegni che avete preso. Cercate di selezionare, cercate di razionalizzare, anche perché poi rischiate di arrivare alla fine di questa giornata davvero esausti da un punto di vista fisico.
andiamo al segno del cancro, c'è una luna bellissima, transita nel punto più bello del vostro cielo, del vostro oroscopo, è il segno dello scorpione, per voi ha a che fare con la gioia di vivere, ha a che fare con la passionalità, ha a che fare con l'eros, ha a che fare con i colpi di fulmine, con gli amori che possono sbocciare all'improvviso e in effetti sotto questa Venere, nel segno dell'Ariete, potreste essere facilmente abbagliati da una persona che entra così come d'incanto nella vostra vita. Occhio però, perché questo non è un momento per lasciarsi andare facilmente alle passioni, a delle nuove storie. Bisogna tenere i piedi per terra, sappiamo che voi siete delle persone estremamente sensibili, quindi si lasciano facilmente anche confondere da chi è capace di fare delle belle promesse, ma nient'altro. Attenzione. Allora, Cartomanti Europei, che è l'organizzazione che tra le altre cose produce anche questa trasmissione televisiva e non solo questa, anche le altre, anche alcune delle altre che vanno in onda su questo canale televisivo. Cartomanti Europei però è innanzitutto un centro di cartomanzia telefonica, tra i più grandi, più importanti e soprattutto tra i più seguiti in Italia e non solo in Italia. Cartomanti Europei, ampio ventaglio di scelte, di alternative, per essere così affiancati nella risoluzione dei piccoli grandi problemi, difficoltà del quotidiano. Tante opportunità fruibili attraverso il sito internet, il www.cartomantieuropei.com, o più semplicemente, se non avete la possibilità di navigare su internet, domandate ai centralinisti di Cartomanti Europei, che sono tutte delle persone molto preparate che da subito sapranno indicarvi e indirizzarvi verso l'opportunità migliore per voi, allo 0773 49 3505. Questo è l'appuntamento dedicato all'oroscopo, alle stelle di Azus in particolare, così come recita il titolo di questo appuntamento ormai quotidiano. Ci piace ricordare che siamo un passo dal weekend, che insomma di questi tempi, no? È bello, no? Perché si va incontro alla natura, al bel tempo, al mare, alle passeggiate in montagna, a un po' di tempo libero che magari proviamo a ritagliarci per noi, per ritrovare quel contatto magari con la natura che nel corso dell'inverno abbiamo perso. Abbiamo perso. Sono stato bravo? Bravissimo. Era una cosa quasi da oroscopo, sto migliorando. Allora, riprendiamo Azus, a parte gli scherzi, dal segno zodiacale del Leone, giusto? Ecco un segno che invece rimarrà in casa nel corso di questo weekend. Ecco, appunto. Perché avrà dei problemi da risolvere, proprio tra le pareti domestiche, c'è una luna in transito nel segno dello scorpione, lo scorpione per il Leone ha a che fare proprio con la casa, con la famiglia, con i figli, e quindi una miriade di impegni, anche del lavoro che avete lasciato un po' in arretrato, in sospeso in casa, no? Penso alla montagna di panni da stirare per le donne, ma non solo per le donne, perché anche gli uomini si dilettano ormai e lo devono fare in questo genere di attività. Certo che però il periodo rimane sempre molto bello, interessante. Se potete, cercate di uscire, di rompere un pochettino la routine, perché questa Venere bellissima nel segno dell'Ariete vi spinge proprio a cercare delle cose diverse, no? Da fare nel corso delle vostre giornate. Il weekend potrebbe essere proprio l'occasione giusta anche per un breve viaggio, oppure per iniziare qualche attività diversa dal solito, attività soprattutto fisica. In effetti Venere in questa posizione parla proprio di questa necessità da parte vostra di movimento proprio fisico, motorio, diciamo. Ok? Per quanto riguarda l'amore, è chiaro che questa è una luna che può portare qualche piccolo problema, qualche screzio, molto meglio le nuove avventure. Andiamo al segno della Vergine, bellissima questa luna nel segno dello Scorpione, una luna che parla di comunicazioni, che parla di notizie in arrivo per chi le stava aspettando, ma anche notizie che possono arrivare all'improvviso, non so, sulla vostra pagina Facebook, una richiesta di amicizia particolare, e questa è una luna che chiaramente vi mette soprattutto di buon umore, quindi avrete voglia di stare in mezzo alla gente, di divertirvi, di trascorrere dei momenti anche spensierati, in allegria, ne avete estremamente bisogno, uscite di casa, non rimanete lì chiusi
tra le quattro mura domestiche, perché questo Marte e questo Saturno portano un sacco di problematiche all'interno della casa, quindi appena potete cercate di evadere, eh? E poi c'è questo Mercurio, sempre molto bello, nel segno del Toro, insieme al Sole, che vi dà una grande energia, una grande carica mentale e di simpatia. Andiamo al segno della Bilancia. Per voi amici della Bilancia, questa è una luna che nel segno dello Scorpione parla soprattutto di questioni pratiche, quindi una giornata da dedicare quasi esclusivamente al lavoro. Non avrete molto tempo libero da dedicare alle vostre attività preferite, nemmeno all'amore. E in effetti questa mancanza di attenzione nei confronti del partner può portare a qualche piccola discussione. In effetti questo è un momento particolarmente critico per quanto riguarda alcune storie, soprattutto quelle che non sono solide, no? Quelle che già hanno mostrato diverse crepe in passato. È una luna che vi porta anche ad essere particolarmente golosi. Andiamo al segno dello Scorpione, luna piena nel vostro segno, una bella luna, è una luna che finalmente vi restituisce tranquillità, serenità. E soprattutto nei confronti del partner ritroverete la voglia di condividere dei momenti, ma sarà anche più facile esternare i vostri sentimenti e tirare fuori la vostra passionalità, che ogni tanto dimenticate, mettete un po' da parte. Quindi è la luna la causa della golosità anche certe volte? Dipende dove transita questa luna, non è solo la luna. Secondo me a me transita soltanto lì. Ah, solo lì, ce l'hai fissa. La golosità è magari una costante. Ce l'hai nel tuo tema natale. Probabilmente, chi lo sa, poi lo vediamo, lo controlliamo. A proposito di Azus, dei suoi consulti e del tema natale di ognuno di voi, è normale che noi attraverso quella telecamera, attraverso questo canale televisivo, parliamo a una platea vastissima, ampissima, e Azus si deve tenere, nel raccontarvi l'oroscopo, si deve mantenere un po' sul generico, ok? Per ottenere invece un oroscopo personalizzato, ovvero il tema natale, proprio come l'ha chiamato lui, potete telefonare già da adesso allo 0773 49 35 05, ripeto 0773 49 35 05, e prenotarvi ora per ottenere un consulto privato al telefono direttamente con lui e personalizzatissimo lunedì tra le 17 e le 19. Quindi Azus, che sarà al telefono proprio in quella fascia oraria, ripeto, lunedì tra le 17 e le 19, potete chiamare in quel contesto, oppure per essere più sicuri e più tranquilli farlo già adesso e prenotarvi per l'oroscopo personalizzato, che mi sembra una cosa molto importante, no? Per ognuno di noi. Andiamo avanti, ancora stelle, ancora oroscopo per questo venerdì 22 aprile 2016. Ripartiamo dal segno zodiacale del Sagittario. Sì, i Sagittari che non saranno di buon umore nel corso di questo weekend, in particolare in questa giornata, con questa luna piena nel segno dello Scorpione, che mette in evidenza soprattutto i vostri timori, le vostre paure, i vostri dubbi, quelle cose che non funzionano nella vostra vita, no? E che comunque vi in qualche modo intristiscono anche, vi mettono di pessimo umore, quindi starvi vicino non sarà facile per nessuno in questa giornata. Ecco che molti di voi, amici del Sagittario, allora preferiranno una situazione, diciamo, più intima o in compagnia del partner solamente, di pochissime persone fidate, o addirittura da soli. Preferirete starvene da soli in questa giornata in cui magari sarà meglio dedicarsi alle vostre attività preferite, ai vostri hobby, in perfetta solitudine, anche per riordinare un po' le idee, perché ultimamente sono successe un sacco di cose che meritano in qualche modo di essere un pochettino inquadrate, no? Nel dettaglio. E allora un desiderio anche di isolamento da parte del Sagittario, che non gradirà stare in posti troppo confusionari. Andiamo al segno del Capricorno, bellissima invece per voi questa luna nel segno dello Scorpione, un weekend pieno di incontri, di amicizie,
organizzate qualcosa di particolare insieme alle persone che vi vogliono bene, cercate di uscire di casa, cercate di frequentare anche dei posti nuovi, cercate di dedicarvi ad attività rilassanti, concedetevi, non so, uno spettacolo al teatro, un film al cinema, un concerto, insomma le cose che vi piacciono di più, però devono essere posti affollati, posti in cui ci sono altre persone con le quali scambiare anche dei punti di vista, con le quali comunicare, persone che possono essere anche in grado di risollevare un po' il vostro umore, che ultimamente è stato pessimo negli ultimi due giorni, soprattutto due o tre giorni con la luna in transito nel segno della bilancia. Quindi avete bisogno di recuperare soprattutto spensieratezza. Andiamo al segno dell'acquario. Beh, certo, questa non è una luna bella come quella nel segno della bilancia, una luna piuttosto pesante. Arrivate a questo fine settimana desiderosi di riposo, di relax, ne avete assoluto bisogno. E poi sotto questa luna è meglio non prendere iniziative, amici dell'acquario, anche perché avete questo sole in quadratura che vi stanca tantissimo, questo mercurio che vi stressa molto, quindi dedicate l'intero weekend proprio al riposo e al relax. Chiudiamo con il segno dei pesci. Per voi invece questa è una bellissima luna che vi fa scoprire posti nuovi, persone nuove, una luna che vi può portare anche molto lontano, è una luna che certamente vi riempie di ottimismo, di buoni propositi anche per il vostro futuro, propositi che poi insomma dovreste mettere anche in pratica, perché tante volte voi amici dei pesci siete bravi nella teoria, un po' meno nella pratica. Bisogna dare un seguito a quelle che sono le opportunità che si prospettano ogni giorno. Allora, a proposito anche di questo, provate a sentire i cartomanti di Cartomanti Europei 0773493505 oppure attraverso il sito www.cartomantieuropei.com. Ripeto, cartomanti, non solo cartomanzia, ma anche astrologia, numerologia e una serie di opportunità per essere affiancati nelle piccole, grandi difficoltà quotidiane. È tutto per questo appuntamento, noi torniamo domani con un'altra puntata delle Stelle di Azus.